poserò su ogni cuore che piange e trasformerò le lacrime in rugiada che disseta l'anima arsa da un dolore incombente, cerca ristoro nel ricordo incessante, ma io sono qua, ci sono e ci sarò. Tranquilla, sono dove in quel momento vuoi che sia, sotto forma di una luce, puoi vederla come mia. Nel frattempo sto giocando con Ayrton che mi fa volare in alto, quasi come farmi poi sentire grande. Te l'ho sempre detto che sognavo le ali ed ora eccomi in un cielo senza più confini. Posso andare e poi tornare se tu mi avvicini con un dito verso l'alto come fanno i bambini. E lo posso scrivere sui muri del cielo senza spazio né tempo, guarda adesso il sereno. Lo sai che posso leggerti sciù sulle labbra quando siamo soli insieme, Dio, su un foglio di carta. Balla con me, vola con me, che posso leggerti sciù sulle labbra quando siamo soli insieme, Dio, su un foglio di carta. Balla con me e vola con me, e ridi con me. Sembra paradossale, sembra folle, sembra assurdo, sembra incredibile. C'è un dolore che si trasforma in amore. Allora, il fuoco può bruciare. Se noi ci avviciniamo al fuoco, lo tocchiamo, arrivano ustioni che possono anche portare alla morte. Oppure c'è un fuoco che trasforma. Il fuoco è un elemento fondamentale per trasformare il cibo. Con uno spirito forte, perché ci credevo veramente, vedevo nei vostri occhi, negli occhi di tutte le mamme che erano lì, che non è una cosa semplice, ma lottate per quello in cui credete. È una cosa bellissima, perché dalla vostra esperienza si sta... Va bene. Io tanto scalette non ne ho, non ce le ho mai, quindi buonasera a tutti. È vero, chi mi conosce lo sa che non sto scherzando. Una ex mamma, grande Milena, anima di questo progetto, no? Tutta, quindi. Allora, buonasera a tutti, grazie per essere qui. Mai semplice, diciamo, avere un momento di condivisione anche nel periodo estivo, quindi grazie per esserci e grazie a voi per continuare questo grande impegno. Ringraziamo anche l'amministrazione comunale che è presente, che ha, insomma, voluto che ci fosse questo incontro, perché è un momento di sensibilizzazione e di riflessione che facciamo insieme. Sono Elisabetta Dell'Atti, sono di Calimera, quindi diciamo, penso che chi è qui mi conosce. In qualche modo Melendugno ritorna nella mia vita, stavo pensando a questa cosa, no? Che ho dedicato degli anni intensi nella mia attività di insegnamento fino a qualche anno fa, quando Michela ha deciso di fare questo viaggio, io cominciavo praticamente la nuova esperienza, quindi in giugno cominciavo una nuova esperienza professionale a Novi come dirigente scolastica. In qualche modo i bambini sono sempre un legame che ci tiene uniti. E parliamo di questa storia, un po' dolorosa ma anche un po' meravigliosa nello stesso tempo.
Arriva un giorno un angelo immenso, meraviglioso, che è travestito da bambina. È una bambina piccola, apparentemente, come tutte le bambine, che viene qui, porta la gioia, porta la luce nella loro famiglia, l'allegria, la spensieratezza, ma aveva in mente tutto. Aveva scelto il compito da assegnare a tutti quanti, a mamma, papà, sorella, fratello, zie, amici, e nessuno lo sapeva. Era una bambina e chi avrebbe mai potuto pensare? Se guardiamo con gli occhi dell'ordinarietà, della razionalità, tutto questo ci sembra veramente assurdo, come ci sembra inconsolabile il dolore che tutte queste altre persone poi avrebbero vissuto non vedendola più nella sua fisicità dopo pochissimi anni dal suo arrivo qui. C'è una frase bellissima del Piccolo Principe, che l'essenziale è invisibile agli occhi. E soltanto se utilizziamo altri filtri, tutta questa storia ha un senso. E il senso è che sembra paradossale, sembra folle, sembra assurdo, sembra incredibile, c'è un dolore che si trasforma in amore. Allora, il fuoco può bruciare. Se noi ci avviciniamo al fuoco, lo tocchiamo, arrivano ustioni che possono anche portare alla morte. Oppure c'è un fuoco che trasforma. Il fuoco è un elemento fondamentale per trasformare il cibo. Non potremmo mangiare la carne cruda, per esempio, se non avvenisse questo processo di cottura, quindi di trasformazione di qualcosa che è potenzialmente incommestibile, ma perché poi possa essere consumato, occorre questa trasformazione. E allora Michela, che aveva già tutto questo piano benissimo architettato, ha scelto che loro fossero questi trasformatori di tutto il bene che lei era venuta a portare qui e che da sola non avrebbe potuto compiere, perché il suo compito era quello di dare ai genitori, prima di tutto, e poi a tutta la rete di persone che sono intorno e che danno la forza ai genitori di andare avanti, di dare un senso a questo dolore e di trasformarlo, di trasformarlo in un amore grande. La parola amore vuol dire amors. Quando c'è l'amore, non c'è più la morte. È tosta. Non riusciamo neppure a immaginarla, sulla nostra pelle ci vengono i brividi e diventa impensabile. La mente non vuole neanche pensare una cosa del genere, non ce la può fare. E il cuore dice no, scoppio, io non riesco a superare, a sopportare questo dolore. Allora, il dolore si attraversa e resta anche un compagno, ma nello stesso tempo l'amore, la mors, che Michela ha assegnato come compito ai suoi genitori e a tutta la famiglia di amici, è quello di trasformarlo, questo dolore grandissimo, in amors, in amore che sia elargito a molti più bambini che hanno bisogno, ma non solo. Attraverso il suo messaggio e attraverso le azioni concrete che loro compiono, Michela ci porta questo messaggio universale di amore, perché anche noi adesso che stiamo dentro questo dolore, lo stiamo un po' assaggiando, vivendo da vicino, nello stesso tempo siamo inondati da tutto questo amore, che è l'amore che Michela sta trasformando, come se fosse proprio una pompa che continua a trasformarlo. Non è mai semplice, c'è sempre la sensazione di dire parole scontate, parole quasi un po' insensate quasi. Cosa posso dire io? Chi sono io per parlare di questo dolore così grande che è sentirsi davvero vicino? Eppure quello che vi dico lo sento profondamente e sono convinta che
questo dolore che si trasforma in amore è la via che Michela ha segnato ed è il messaggio che lei, questo angelo meraviglioso, solo travestito da bambina, è venuto a dare a tutti quanti noi. Qui c'è un'altra creatura, che è sempre Michela che ha voluto, ed è la seconda parte, la seconda raccolta di storie. Anche qui c'è una piccola magia, è vero, perché è Michela che decide chi, come, quando queste storie, che lei in qualche modo, come se fosse un'eco lontana, dona a chi poi ha l'altro compito, quello di metterle su carta, di trasformarle, di farle diventare un'opportunità concreta per la raccolta dei finanziamenti che poi serviranno questo amore a continuare a elargirlo nel mondo. Sicuramente le iniziative che l'angelo farfalla sta continuando a portare, adesso ce le racconterà mamma e papà di Michela, anche voi credo, Brizio? Sì, ci chiamiamo Brizio, siamo quasi coetanei, convenevoli, non ci piaccio. Brizio ci racconterà qualcosa magari a proposito del libro e così continueremo a conoscere quello che è l'operato e i compiti che a tutti quanti sta segnando e ha segnato Michela. Passo la parola. Buonasera a tutti. E ancora una volta ci ritroviamo qui tutti insieme con papà Fabio e mamma Veronica. Con Calimera si è creato, credo, un legame forte tra la nostra amministrazione e i nostri cittadini con voi, perché ormai Michela è diventata anche una nostra concittadina. Io seguivo spesso la pagina di Veronica, vedo che tante persone di Calimera ti commentano, ti seguono, ti danno forza, e questa cosa mi ha spinto ancora di più a credere in questo progetto, perché questo è un nostro progetto. Scusate, ma ce lo sentiamo anche nostro, perché insieme facciamo squadra e poi si può fare sempre di più e lavorare sempre di più. Io ho seguito anche l'associazione ad altri eventi dove era sempre promotrice di iniziative per bambini che purtroppo non hanno la fortuna che hanno altri, per esempio quello dell'ospedale su Lecce, è stata un'iniziativa bellissima che voi mi avete invitato, io ho partecipato veramente con spirito, uno spirito forte, perché ci credevo veramente e vedevo nei vostri occhi, nelle occhi di tutte le mamme che erano lì, che non è una cosa semplice, ma lottate per quello che qui credete. È una cosa bellissima, perché dalla vostra esperienza si sta creando qualcosa di forte, di unico. Con la vostra esperienza state donando a noi degli insegnamenti, come vi ho sempre detto, Fabio, te lo dico sempre, questa esperienza per me è un insegnamento, mi sta insegnando qualcosa, sto imparando qualcosa che è normale e non gli nascondo, il dolore che provate voi è qualcosa che noi non possiamo sapere. E spero che nessun altro su questa terra possa mai provarlo. Però da questo dolore sta nascendo qualcosa che Michela forse voleva. Voleva mandare questo segnale, Michela. Cioè un insegnamento a tutti noi di quanto due genitori possono fare anche per gli altri bambini, non solo per i loro figli. E quindi è un insegnamento per me di crescita. Un insegnamento che lo sento qualcosa che mi può far crescere a livello umano, a livello di uomo, a livello di ragazzo. Ritornando a questa affinità che si è creata tra la cittadina di Calimera e l'angelo farfalla, tramite le nostre iniziative, tramite i social, ci sentiamo veramente partecipi a quello che voi fate. E siamo orgogliosi di questo, e la presenza di oggi di tanti amici mi fa piacere che hanno partecipato a una serata d'estate in un orario particolare, in una giornata che grazie a Dio poi Michela ce l'ha fatta far fare, perché Imma aveva contattato tutti i meteorologi della provincia
e doveva piovere. Poi, poi è successo l'impensabile e quindi siamo qui, quindi ci ha voluto lei tutti qui ancora una volta su questo nostro territorio a parlare di Michela, a parlare della vostra esperienza, ad insegnarci, ripeto questa parola, insegnarci, perché è una parola che a me cioè questo è quello che provo quando mi trovo a parlare o a leggere questi libri, e quindi magari sarò ripetitivo, però una parola che può dire tanto. Noi siamo veramente orgogliosi di avervi qui a Calimera, porto i saluti del sindaco Gianluca Tommasi che per problemi istituzionali insieme al presidente del consiglio non ha potuto partecipare, però qui siamo in grande rappresentanza, abbiamo due assessori, Antonella Braia e Antonella Campanelli, che quindi l'amministrazione è ben rappresentata per farvi sentire anche la nostra vicinanza. Anche con i servizi sociali di Calimera so che Veronica sta iniziando una chiacchierata, siamo conosciuti, quindi le vostre esperienze per noi possono essere anche creative a livello amministrativo e sicuramente collaboreremo anche in altri eventi. Vorrei invitarvi tutti a comprare il libro, perché questo libro, come dicevo prima, oltre a insegnare, oltre ad essere bello e piacevole da leggere, io, come ben sapete, non sono un lettore, gli unici libri che leggo sono i vostri, oltre il giornale e il libro. Quindi se l'ho letto io è una cosa piacevole, una cosa che è una garanzia sicura, una cosa che possono leggere tutti perché è piacevole. E quindi vi invito a comprare questo libro, perché con i ricavati di questo libro Veronica, Fabio e tutti gli amici dell'associazione stanno aiutando tanti ragazzi. Io dico che non ci sarebbe bisogno, no? Perché purtroppo gli ospedali, la sanità non dovrebbe avere bisogno di questi iniziativi dei privati, ma dovrebbe essere un diritto garantito a tutti. Però purtroppo dobbiamo prendere atto anche di questo deficit che abbiamo nel nostro territorio, e grazie alle famiglie come la loro e tantissime altre persone buone di cuore e vogliose, abbiamo delle strumentazioni che grazie a voi possono aiutare tanti bambini. Non dovrebbe succedere, questa è la realtà, ne prendiamo atto, e appena finisce questa piccola presentazione compreremo tutti il libro, proprio per aiutare la vostra associazione a poter aiutare tanti altri bambini. Io vi ringrazio tantissimo per la vostra presenza, come sempre sono emozionato, Fabio, conosci il rapporto che ci abbiamo, oltre con Veronica, Fabio per me è una persona che mi sta molto a cuore, perché persone come lui ce ne sono poche in giro, persona buona di cuore, professionale, mi ha aiutato anche nel mio mondo lavorativo, una persona veramente, veramente da stimare, come lui ce ne vorrebbero tanti. Io saluto a tutti e lascio la parola, saluto l'assessore Campanelli e l'assessore Brai, se vogliono farlo, con piacere, e poi lasciamo la parola ai protagonisti. Nemmeno io ho la scaletta. E volevo intanto ringraziare tutti voi di essere qua. Però ho un'esperienza personale. Io nella vita, in questo ruolo che mi hanno donato e mi hanno fatto vestire di assessore da 2 anni, però nella mia vita io sono un'infermiera. Io ho lavorato tanti anni in un reparto di terapia intensiva di neurochirurgia. E purtroppo il tumore cerebrale è una patologia che colpisce principalmente i bambini. E mi sono trovata purtroppo tante volte ad assistere al dolore dei parenti. Quando io ho iniziato la mia carriera lavorativa ero giovane e il dolore aveva un peso. Poi sono passati gli anni, sono cresciuta, sono diventata mamma e mi sono anche trasferita come reparto e sono andata in pronto soccorso. E al pronto soccorso mi è capitata una cosa straordinaria, bruttissima, però non so neanche come è potuto accadere. Era una notte e il bambino era molto piccolo, aveva forse 1 anno e mezzo, e dormiva nel lettone. È stato schiacciato probabilmente durante il sonno da uno dei 2 genitori. E il genitore è giunto in pronto soccorso, aveva questo bambino inerme tra le mani e me lo ha passato in braccio. E
ricordo di aver preso questo bambino, di essere andata subito nella sala di emergenza, aver provato, però il bambino era evidentemente esanime da un po'. E sono crollata. E mi ha assistito il papà di questo bambino. C'è stato il papà a dirmi e a consolarmi. E forse davvero c'è una forza che in quel momento del dolore prende vita. E forse capisco ancora di più sentendo la vostra storia, perché prima chiacchieravo con la madrina della bambina che mi ha raccontato un po' di voi. E quindi io vi ringrazio, perché siete davvero un esempio, siete davvero un esempio. Ed è vero che negli ospedali, pur dovendo essere indipendenti economicamente, in realtà mancano tantissime cose, quindi benvengano le associazioni, benvengano i volontari, benvengano gli strumenti che forse con l'economia pubblica non si riescono ad ottenere. Io vi ringrazio davvero di cuore. Grazie a tutti voi. No, io non ho molto da dire. Si sente? Sì, sì, va. Ok. Stavo dicendo, non ho molto da dire, perché hanno detto già tutto loro. Ovviamente sono questa esperienza emozionante, siamo tutti veramente molto colpiti da quello che è successo a questa famiglia. Ma sappiamo bene che purtroppo ce ne sono tante altre in queste situazioni. Quindi ben venga l'aiuto delle associazioni, ben venga l'aiuto delle persone comuni, ben venga l'aiuto delle istituzioni. Quindi complimenti e in bocca al lupo per il vostro percorso, per la vostra, diciamo, missione, perché questa è una missione. Complimenti. Buonasera a tutti. Faccio i complimenti a Brizio. Mediaset, telemarketing, lo può fare benissimo. Vediamo dalle vendite però. È chiaro. E poi ringrazio tutti voi, ringrazio la rete. Senza la rete non si farebbe niente. Io mi ero seduto lì, non volevo stare da questa parte, poi lui mi ha chiamato e mentre parlava mi ha fatto degli assist che devo cogliere, perché noi dobbiamo segnare, no? Dobbiamo segnare per forza, dobbiamo arrivare all'obiettivo. Allora adesso ti alzi con me e giochiamo un pochino. Abbiamo bisogno di giocare, no? Dopo tanta sofferenza, tanto peso, si ha il bisogno di giocare, di scrollarsi di dosso questi pesi che rischiano di opprimerti. Tu sai cosa sono gli anagrammi, Brizio, no? Gli anagrammi, sai cosa sono? Oh, caspita. Allora, tipo Brizio, l'anagramma è, no? La parola toro, altre parole che si ricavano da toro. Esempio toro, orto. È la stessa, giusto? Vabbè, ma no, siccome hai detto che abbiamo interrogarmi, bro. Siccome hai detto che abbiamo insegnato tanto, devo verificare. Non mi sono preparato. Non possiamo dire chiacchiere. Telemarketing sì, però dobbiamo essere sicuri di quello che diciamo. Scherzi a parte, carissimo Brizio. E sarò breve, ho finito. Giusto per introdurre Veronica. L'ho detto prima, noi adesso abbiamo bisogno di calma, di tranquillità, ma la calma e la tranquillità non significa che devi stare fermo. Devi lavorare diversamente e chi lavora con calma e tranquillità lavora anche meglio e produce di più. Non lo dico io, lo dicono illustri economisti. D'Annunzio diceva, c'è una poesia di D'Annunzio, non ricordo bene, mentre tu parlavi pensavo agli anagrammi e mi è venuta la poesia e poi è andato tutto bene. Guardate,
la calma. Guardate il cervello di Fabio, cosa pensa mentre noi parliamo, lui analizza cose sue. No. Quindi da qui si vede anche la personalità di Fabio. D'Annunzio parla di calma in una poesia, definendola, chiamandola meglio, calmiera. Ed è praticamente la calma, questa calmiera, è lo stato ideale di una barca a vela. Perché è una situazione di bonaccia generale, dove non c'è vento né di mare né di terra. Dunque la barca a vela va tranquilla. E pare che i pescatori, attento all'anagramma, attento. I pescatori, quando praticamente vi è brutto tempo, cattivo tempo, sono invitati ad evocare a calmiera. Se fate l'anagramma di evocare a calmiera, esce Veronica a calimera. Secondo me se l'ha preparata prima, perché è impossibile. Non è preparata, è sempre così, Bizzo. Allora, buonasera. Grazie per la partecipazione veramente inaspettata e calorosa. Ormai veramente siete tutti miei amici, anche se anche quelli che non conosco sono a prescindere amici miei, veramente. E vivo di queste emozioni meravigliose che io penso sempre che cioè, l'artefice è sempre lei, no? Ora devo ricondurmi al discorso di Elisabetta, questo piccolo generale dal cuore immenso che pulsa di luce gialla, io me la immagino così e la vedo proprio, io non dimenticherò mai i primi secondi senza Michela. Non voglio rattristarvi, però sono stati talmente, devo realizzare quello che mi è successo, perché dovete sapere quando ti succede una cosa simile, quando dicono è un dolore che non passerà mai, è vero, perché al risveglio la mattina tu devi rivivere tutto per renderti conto che è accaduto veramente. E io credo che morirò così, che ogni mia mattina purtroppo avrà questi incipit un po' disastroso. Però in quell'incipit c'è quel 18 ottobre del 2020 che proprio lo tengo tatuato sulla pelle e non vorrei che mai nessuno mi portasse via, in cui lei chiudeva gli occhi, io ero lì e anziché di distruggermi, piangere, sbattermi a terra, tirarmi i capelli come sarebbe stato normale, vedevo questo nome. Vi dovete credere quando vi dico che io vedevo questo nome, Michela, che pulsava. C'era una luce, Michela. Lo vedevo nella mia testa, perché guardavo, dicevo, ma dov'è? Ed era nella mia testa. E quello è stato l'inizio di tutto, perché ho detto, Michela mia, io farò in modo che questo nome non si spenga mai finché sto qui. E lei mi ha aiutato, mi aiuta ogni giorno, perché veramente non si può credere. Ho sentito parole da parte di Brizio, quali grazie, quali esempio. Io sinceramente non voglio essere un esempio per nessuno, perché non vorrei che quello, cioè non vorrei mai che ciò che è capitato a me capiti ad altre persone. Purtroppo oggi sono anche particolarmente triste, perché è venuto a mancare un bimbo che noi abbiamo aiutato. Perché in questa lotta purtroppo non sempre si vince. E allora ho detto, Michela mia, abbiamo aiutato questo bimbo con tanto veramente, con tanta speranza. Poi la sua mamma qualche giorno fa, un mesetto fa, mi ha detto, vedi Veronica, presto il mio bimbo andrà a giocare con Michela. E da quando me l'ha detto, io ogni giorno ho pensato a lei. Lei che come me postava, non lo so da oggi in poi cosa farà. Io le auguro di fare un po' quello che faccio io per tenere in vita in qualche modo questi bambini meravigliosi che non sono per noi, non sono per questa terra. E questo credo che sia veramente davanti agli occhi di tutti.
sono delle creature eccezionali, qualcuno le chiama anime evolute, che noi abbiamo il privilegio di avere nella nostra vita per poco tempo e che poi hanno questa missione. Quella di Michela ormai è chiarissima, veramente agli occhi di tutti, e anche le pietre, voglio dire, ormai lo sanno. Ed è incredibile come ad oggi, ci avviciniamo al secondo anniversario, ancora c'è gente che entra nell'esercito di Michela. Oggi, poco fa, una ragazza, non so se è ancora qui, mi ha regalato una farfallina. Non lo so, vabbè. L'aveva sognata, dice: sai, io sono quella ragazza che ti ha scritto, che l'avevo sognata, purtroppo la sognano in tantissimi, non ricordo tutti questi sogni, però dice: ti volevo dire che ho trovato questa farfallina che era mia di quando ero piccola, insieme in una scatola insieme a un rosario, quindi sono venuta a portartela. Non c'è, se n'è andata, vabbè, e quindi io vivo così. E poi c'è un'altra signora che ha scritto una canzone che è qui, è venuta, no, alzati Isabella, perché tanto chi è nel mio gruppo lo sa, l'hanno ascoltata tutti e ci hai commosso, perché veramente è una, qualcuno ti ha descritto la tua voce come quella di un angelo, però permettimi di dirti che penso che le tue corde vocali è passata tanta Michela. Permettimi di dire questo. Grazie Isabella. E poi è venuta, ecco, così. Dice: sì, dai, forse vengo, non vengo, non lo so. Ed è arrivata con gli occhi brillanti, perché chi entra nell'esercito di Michela è come, non so, i cartoni animati, penso che li ricordiamo tutti, quegli occhi che brillano, no, nei cartoni animati. Ecco, quella è la caratteristica. Appena uno entra nell'esercito di Michela, la prima caratteristica è che gli brillano gli occhi. E poi quegli occhi che brillano fanno tante di quelle cose meravigliose, meravigliose, veramente come trasformare il dolore in un superpotere. Io non ho superpoteri, sono una persona normalissima, anzi vi dirò, forse anche più cattivella di prima, nel senso che a volte faccio dei pensieri veramente cattivi, non ambisco ad alcuna santità, nonostante tutti dicono: ah, sei la mamma di un angelo, sei la mamma dell'angelo, sì, vabbè, però sempre quella sono, non, purtroppo non cambio tanto. Però io credo sempre, e questo è quello che, tornando alle mie mattine, quando mi dico: ma che stai facendo? Ma tu veramente, cioè, Michela non c'è, pensi ad andare a presentare libri, a comprare strumenti, a fare questo, ma chi te lo fa fare? Cioè, a volte me lo chiedo, no? Dico: ma che sto facendo? Che caspita di illudi, tanto lei non c'è, non torna. Però poi arriva lei e mi tira le orecchie, perché adesso si sono invertiti i ruoli, è lei che tira le orecchie, io i ricci le tiravo in realtà, non le orecchie, i ricci più di una volta gliele ho tirati. Lei invece mi tira le orecchie e mi dice, me lo fa proprio capire attraverso queste persone meravigliose che ogni giorno da 2 anni a questa parte, quando 1, 2, 3, 4, 5 al giorno, mi dovete credere, perché è proprio la verità. Vi potrei mostrare la chat di Messenger dove i messaggi sono segreti e privati, vengo inondata ogni giorno da questi. Poi a volte si perde, come è accaduto oggi, però non bisogna smettere di lottare, perché probabilmente siamo qui tutti insieme, accomunati. Parlavamo anche con un altro amico del fatto che il mondo è piccolo, no? Siamo tutti collegati ed è così, c'è una fratellanza tra di noi, perché siamo tutti piccoli, miseri, spaventati. Sembriamo tutti dei grandi, mo ci vuole supereroi, però poi alla prima paura diventiamo piccoli e non sappiamo, smarriti, non sappiamo più a chi rivolgerci e dove andare. Però tutti insieme siamo una potenza. Nonostante la solitudine oggi sia molto frequente, perché ci rinchiudiamo, no?
non tendiamo più, prima c'era il vicinato, i vicini di casa, tutti insieme, non si era mai soli, ora ci mettiamo dietro questi computer, questi telefoni, siamo tutti dei soli, nonostante ci sia un mondo virtuale che comunica con noi, in realtà siamo dei soli. Però non dobbiamo dimenticare invece, e non solo nelle tragedie, ma nella quotidianità, che siamo tutti insieme, che tutti andiamo insieme verso un obiettivo che può essere quello della serenità, perché è inutile prendersi in giro, la felicità qui non esiste. Però un briciolo di serenità, io quando vedo questi occhi brillare tutti insieme, poco poco serena mi sento, perché mi sento di nuovo vicino a lei, dico allora non mi hai abbandonata se mi mandi sempre qualcuno. E quindi insieme, solo insieme. E il lavoro che fanno le associazioni è veramente meraviglioso. Io lo conosco da 2 anni a questa parte, non mi sono mai approcciata prima ad un'associazione. Le guardavo sempre da lontano con ammirazione. Ora che ci sono dentro e vedo queste persone che si prodigano, che ne pensano uno al momento, che tutte innamoratissime di questa Michela, proprio c'è questo potere, io credo che lei abbia questo potere di far innamorare chiunque venga a contatto con lei, perché la maggior parte di queste persone Michela non l'hanno neanche mai vista, cioè Michela dal vivo l'hanno vista veramente pochissime persone, però oggi il fatto che ci sia questo amore è come una catena e siamo tutti legati da questa catena. Poi lei ha a cuore i bambini e quindi la strada che ci indica è quella di aiutare i bambini, ma perché? Perché Michela ha a cuore il futuro dell'umanità. Allora senza i bambini il futuro non ci può essere. E ci sentiamo uniti. Io devo ringraziare, mi dicono grazie, adesso ne ho ricevuti almeno 5 grazie. Sono io che devo ringraziare tutti voi, tutte le persone che ci sono, che sono nell'esercito, che escono, entrano, ne sono proprio catturati. Io devo ringraziare tutte queste persone, perché poi alla fine, a proposito della cattivella che sono, il mio fine principale, oltre a quello solidaristico che è bellissimo e lo potremo raccontare per giorni, ce n'è uno egoistico, che è quello di tenere in vita e qui questa bambina con me e con noi, perché qua vuole stare e io non la lascio andare, per quanto possano dirmi ma tu devi farla andare nella luce, lei deve stare in pace, tu così non la fai stare in pace, non vi preoccupate, lei quando arriverò io anch'io di là si può spegnere anche la luce, staremo in pace tutte e due, non ci saranno problemi. Lei evidentemente non vuole neanche essere lasciata in pace, o probabilmente è lei che rompe a noi. Che viene, che tu stamattina sei tu che devi telefonare a mia madre, tu devi scrivere a mia madre. Ho conosciuto un'altra persona bellissima qualche giorno fa, che anche lei presidente di un'associazione, che vive un dolore diverso dal mio, ma sempre di dolore si tratta, che mi ha scritto dei messaggi meravigliosi dopo la nostra conoscenza e mi ha detto: tu devi continuare ad essere una mamma speciale e devi essere un po' fragile e chiedere aiuto e un po' forte ed essere direzione. E queste parole mi sono entrate dentro, probabilmente ce l'avevo già, come dice lei, tu ce l'hai già, il coraggio e la forza, non c'è bisogno che io ti dico forza e coraggio, perché sono insiti in te, però è sempre lei che scuote questa forza e questo coraggio. La mattina sempre quando mi chiedo, ma come fai, ma come stai facendo, ma non ti vergogni che stai andando comunque avanti, no, senza di lei? E poi lei arriva e tira le orecchie. A modo suo, lei sa, un modo meraviglioso per tirarmi le orecchie. Detto questo, probabilmente dovrei parlare delle attività dell'associazione, però so che la maggior parte di voi le conosce e anche questo è tutto opera sua, io non faccio veramente nulla. Mi scrivono, mi chiamano, siamo un punto di riferimento, però è sempre lei che fa le cose, perché poi scopri che questi bambini o hanno le farfalle in camera o hanno avuto a che fare con una farfalla, o il giorno dopo che vengono aiutati gli arriva la farfalla in camera.
quindi è tutto veramente un collegamento, come dicevamo prima. E poi lei mi garantisce gli strumenti. È veramente assurdo quello che mi succede, quasi quotidianamente. Se io ho bisogno di una cifra, parliamo di cose materiali, di cose concrete, arriva lei che fa in modo che in due giorni io quella cifra ce l'abbia. Così, dal nulla. Sì, racconto Riccardo. Riccardo, il dottore Riccardo Innocenzio di Borgagna, che si è pensionato e i suoi pazienti gli hanno fatto questo regalo. Raccontalo tu, perché non me lo ricordo. Non posso ricordare tutto. No. Era una domenica pomeriggio. Lei era sul divano, molto triste. Arriva una telefonata da parte di un primario dell'ospedale, questo non lo ricordo io. Dal Policlinico di Bari. No, quella del che chiedeva di Castellaneta. Che chiede, praticamente dice, guardi, vi sto contattando perché so che avete donato la lampada per la fototerapia all'ospedale di Castellaneta, di Andria. Dice, vabbè, comunque il mio collega mi ha detto questo, possiamo averne anche una noi qui a Castellaneta? Lei risponde subito, dice sì, come no, quanto prima, chiude il telefono, mi guarda e fa, e mo come facciamo, non c'è sordi. E io dico, scusa, potevi dirgli, vedremo in futuro il tempo di raccogliere i soldi. Mezz'ora dopo mi arriva la chiamata del dottor Riccardo Innocenzio e mi dice, Fabio, lui era il medico di famiglia di Borgagna, di tutte le famiglie di Borgagna. Dice, Fabio, quando sono andato in pensione qualche mese fa, voi tutti avete raccolto una somma per mandarmi in vacanza dopo tanti anni di servizio. Io ho deciso che quella vacanza non la devo fare e che i soldi devono andare all'associazione. Pari pari il costo della lampada. Sì, sì, è tutto così, è vero, è vero. È tutto così. La stessa cosa mi è capitata pochi giorni fa. Come sempre dico sempre sì, ho promesso una cifra a una persona, ovviamente sempre per scopi benefici, e dicevo, beh, ma come fa? Ma attenzione, non è che non abbiamo i soldi, io voglio che il conto dell'Angelo Farfalla non si abbassi mai di un certo livello, che resti sempre almeno una somma che sia sempre quella, perché purtroppo le emergenze si creano in ogni momento, insomma, mi chiamano, io ho la bambina cardiopatica, devo portarla in ospedale, devo fare questo, allora magari paghiamo il viaggio, paghiamo, perché purtroppo poi corre in caro benzina, è diventato veramente pazzesco. Allora non voglio mai scendere sotto un certo livello, io dico, ma come facciamo a fare questa cosa? Però ci pensa lei, ripeto, c'era questa cifra, la cifra era, non la neanche nascondo perché tanto è una cifra piccola, erano 300 euro. Dico, ma come facciamo? Perché c'era la storia del, ora vi faccio ridere, del ladro che girava per le case e io qualche giorno prima quei pochi soldi che avevo dell'associazione li ho portati in banca, dico basta, li porto perché non vorrei mai che il ladro venisse a prendere proprio quelli. Quindi ero rimasta proprio un po' il verde, diciamo, a livello di liquidi contanti, ecco, dell'associazione, il salvadanaio era vuoto. Insomma, prometto questa cifra, dico ma come faccio, mannaggia. Il giorno dopo mi chiama una ragazza e dice, sai, dice, ti devo dare una cosa, io pensavo un oggetto per l'associazione, vabbè, mi dà una busta, i quarantenni di Melendugno avevano festeggiato e anziché, era rimasto un residuo, dice, sai, anziché dice andarci a mangiare la pizza dopo tutti insieme, vogliamo darla all'associazione, guarda tutti, sì, sì, appena abbiamo nominato Angelo Farfalla, tutti, sì, 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 all'unanimità. Va bene, apro la busta, 200 euro. Ah, diciamo, io mi ero rincuorata, dico, ah, meno male, ma piano piano ce la facciamo. Mi chiama la stessa giornata un'altra signora
e mi dice, sai, dice, ho donato il primo libro a una bambina, però non voglio rimanere senza, non è che ne hai uno? Ho detto io, certo, ho detto come no, ci siamo incontrate, il libro sta a 12 euro, mi ha dato 20 euro. Nella stessa giornata un'altra ragazza alla quale avevo dato un paio di scarpette dell'associazione che doveva dare a una signora tantissimi mesi fa, dice, sai, dice, sono riuscita a dargliele, sai, quelle scarpette, io le avevo anche dimenticate. Ah sì? E mi dai i famosi 10 euro delle scarpette. Siamo a 230. La sera viene lui, dice, no, dice, questi sono i soldi che, di mia sorella, dei libri che ha venduto. Quanti erano secondo voi? 70 euro. E quindi, come fai a dire che non c'è o che sono le c'è sempre, c'è, che lei non si muove foglia, che lei non voglia, assolutamente così. Io ringrazio l'amministrazione comunale, e faccio al contrario, alla fine vi ringrazio. E siete fantastici, grazie per amare la mia Michela. Michela è anche di Calimera, ormai è internazionale. So che l'amate tanto, 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 la tenete qua, proprio stretta, stretta nel vostro cuore, e state tranquilli che tanto non se ne va, perché è così, e lei è così. E, grazie per tutte le il torneo di ricordo il torneo di Burraco che abbiamo fatto qui, l'altra presentazione, per esserci insomma sempre vicini e per dire sempre sì a quel piccolo generale, sempre tutti sull'attenti quando c'è Michela che impartisce un ordine, il comune di Calimera è il primo, devo dire. Grazie veramente, grazie, grazie di cuore. Che altro dirvi? Non lo so, potrei parlare fino a domani, però mi rendo conto che potrei anche annoiarvi. E non voglio, Michela non è noia. Assolutamente. Lei rimane la mia gioia infinita. Già quando era qui, lo dico sempre, la guardavo con stupore. Era la più piccola di casa, però era quella più saggia, secondo me. E mi perdevo in questo sguardo così intenso. E mi sentivo un po' in colpa rispetto ai figli più grandi, perché dicevo, ma com'è che provo questa cosa così forte per lei, no? Per gli altri non ho questa calamita che sento, e da sola mi dicevo, ma dai, è perché è la più piccola, ovvio che deve essere così. Ora so perché. Purtroppo non ho, a volte dico, se l'avessi saputo probabilmente avrei vissuto 3 anni con lei seduta qui, così, però non è vero. Sono contenta che lei sia stata libera, anche quando era qui, che la lasciavo fare, ogni tanto le prendeva perché era troppo, ma era solo per la sua incolumità, lei lo sa, e quindi io non posso che andare avanti con l'insegnamento che lei mi ha lasciato, schiena dritta e codino all'insù. Lei fino all'ultimo secondo della sua vita, anche se io non lo sapevo che era l'ultimo secondo, è stata così, e io andrò avanti schiena dritta, anche se non ho il codino, starò con la testa all'insù per cercare di vederla sempre. Grazie, grazie mille, grazie mille. Vogliamo anche ringraziare Elisabetta la presenza di Elisabetta Dell'Atti, anche l'altra volta. Grazie tante, Elisabetta. Questo è un mazzo di fiori che doniamo non da parte dell'amministrazione ma dalla cittadinanza di Calimera a Veronica e la sua famiglia. Ovviamente c'è una piccola farfallina per ricordare la nostra Michela. Io spero che sicuramente sarà così, ci rivedremo ancora ricordando Michela e facendo le attività che possono servire a tantissimi bambini. Grazie Fabio, grazie Veronica, grazie a tutti per la presenza. Tranquilla sono dove in quel momento vuoi che sia, sotto forma di una luce, puoi vederla come mia. Nel frattempo sto giocando con Ayrton che mi fa volare in alto, quasi come farmi poi sentire grande. Te l'ho sempre detto che sognavo le ali ed ora eccomi in un cielo senza più confini. Posso andare poi tornare se tu mi avvicini con un dito verso l'alto come fanno i bambini. E te lo posso scrivere sui muri del cielo senza spazio né tempo, guarda adesso il sereno, lo sai che posso leggerti sciù sulle
cielo, senza spazio né tempo, guarda adesso il sereno. Lo sai che posso leggerti sciusciù sulle labbra, quando siamo soli insieme, Dio su un foglio di carta.